Presidente Moncalvo, si dice no al CETA, ci sono all'orizzonte altri accordi economici. Che cosa dice Coldiretti sulla crisi del riso? Intanto il no al CETA è un passaggio fondamentale, è un no ad un accordo sbagliato, ma è anche un no a un precedente pericoloso. Oggi gli errori e le cose sbagliate del CETA le stiamo ritrovando purtroppo negli accordi col Giappone, col Messico, con l'America Latina che è in discussione proprio in queste settimane. Quindi il no al CETA è un elemento importante per pretendere una nuova stagione di accordi internazionali. Il riso è vittima di accordi internazionali sbagliatissimi, perché è impensabile continuare a costruire accordi dove al centro c'è solo il basso prezzo. Ma sul riso è assolutamente assurdo pensare che una Commissione europea ci metta 4 anni per rendersi conto che c'è un problema con la Cambogia e per attivare l'iter per la clausola di salvaguardia che chissà quando finirà. È una situazione vergognosa, vergognosa sulla Cambogia e doppiamente vergognosa sulla Birmania, dove stanno morendo minoranze etniche dei Rohingya per cercare di produrre riso a basso costo, carico di pesticidi, che viene nel nostro paese, ammazza i nostri risicoltori e mette a rischio la salute dei nostri cittadini. Allora il no al CETA è un grande elemento importante su cui si è impegnato il governo attraverso le parole del ministro Centinaio, ma che non deve fermarsi al Canada. Noi dobbiamo pretendere una nuova stagione di accordi internazionali dove al centro non c'è il basso prezzo dei prodotti, ma c'è il livello di regole. Noi italiani e noi europei abbiamo il miglior livello di regole in termini di sicurezza alimentare, sostenibilità ambientale e rispetto delle persone e dei lavoratori. I prodotti che entrano nel nostro paese o sono figli dello stesso sistema di regole oppure non possono entrare, perché generano sfruttamento in quei paesi e generano un grandissimo problema di tenuta di sopravvivenza delle nostre imprese agricole, oltre ai problemi di sicurezza alimentare che mettono a rischio la salute dei cittadini.